Ciao a tutti, benvenuti alla 74esima puntata del Quarto d'Ora Accademico. Mi trovo in compagnia di Fabrizio Protti, questa volta non per parlare di amianto, bensì di un qualcosa che ci sta a tutti a cuore e quindi dell'emergenza che si è sviluppata in Ucraina in considerazione delle ostilità tra quest'ultimo paese e la Russia. Allora, Fabrizio, non parliamo di amianto stavolta, parliamo appunto di emergenza umanitaria. Innanzitutto mi piacerebbe capire cosa hai visto e cosa puoi raccontare al nostro pubblico. Innanzitutto ciao a tutti, grazie per l'invito Rodolfo, mi hai preso al volo perché io sono arrivato ieri sera e riparto domani mattina, ma sono contento perché ci tengo sempre e seguo sempre la tua trasmissione. Grazie. Cosa ho visto? Ho visto un dramma umanitario importantissimo, vero e non alle porte dell'Europa, dentro l'Europa. Una prima considerazione, questa la faccio da osservatore internazionale, diciamo così. Qui siamo alle spalle, abbiamo il comune. Sì. Ho visto la bandiera ucraina Issata insieme issata alle altre. al balcone. Certo. Ecco, io quello che ho detto sul video che ho fatto dal campo profughi di Siret settimana scorsa, che poi è diventato virale, è tifiamo per la pace, non tifiamo per uno dei due. Non Certo. siamo in grado di capire qual è la dinamica politica che ha portato a questo disastro. Ne vediamo un pezzo, non ci ricordiamo che la guerra nel Donbass è iniziata nel 2014 e quindi questi popoli sono in guerra da moltissimo tempo. E rischiare di prendere la parte di uno o dell'altro in questo momento è evidentemente molto pericoloso. Quindi tifiamo per la pace, Guardiamo anzitutto. quello che sta accadendo e quello che possiamo fare noi per coloro che soffrono. Esatto, corretto. E quello che è importante appunto è capire il grado della sofferenza. Noi abbiamo un target, anche se non è la parola adatta, ma un target di profughi che è decisamente diverso dagli ultimi esodi che abbiamo vissuto, perché questo è un target tipico degli scenari di guerra, cioè che stanno espatriando e che stanno diventando, come dire, richiedenti asilo per il continente europeo, sono donne, bambini e anziani. A differenza di quello che è accaduto negli ultimi anni, Esatto. esclusivamente maschi e di giovani età. Esatto. Lì le dinamiche che hanno portato ai precedenti esodi non le conosco e non posso commentarle. Questo è evidente che è uno scenario di guerra, cioè se ne vanno le donne, i bambini e gli anziani e gli uomini restano in patria a combattere. Quello che ho potuto constatare è che nella realtà non vengono fatti uscire, cioè i ragazzi dai 16 anni in su non espatriano, vengono o arrestati e portati al fronte o vanno volontariamente al fronte. Quindi gli Certo. uomini devono restare a combattere. Questo ci porta ad avere uno scenario che vede costrette alla fuga appunto il resto della famiglia, quindi i parenti, i nonni e le mamme, le fidanzate e i figli. E se noi lo andiamo a contestualizzare nell'area geopolitica dove si sta vivendo, ma geografica dove si sta vivendo il dramma, andiamo a contestualizzare dei campi profughi come quello di Siret che ho vissuto io in questi giorni, Che che sarebbe esattamente è dove, al Fabrizio? confine tra la Romania e l'Ucraina nella parte della ex Bucovina, quindi a nord-est. Quindi una parte molto fredda, siamo nella zona dei Carpazi, quindi è una Sì, zona montagnosa, montagnosa. e zona che ha per 9-10 mesi all'anno temperature notturne a meno 7, meno 8, meno Caspita. 10. E in questo momento queste persone in fuga dalla guerra, che arrivano stremate perché poi arrivano di per lo più a piedi, dopo viaggi impossibili, eccetera, eccetera, vengono accolte in tendopoli, senza riscaldamento, senza acque bianche, senza acque nere e vengono lasciate lì. A Siret martedì, quando ero lì io, c'erano già 8.000 persone, stamattina ho chiamato, ce ne sono più di 18.000. Quindi è più che raddoppiato il Esatto, numero dei esatto. profughi. Senti Fabrizio, ma in tanti in questo momento stanno pensando e si stanno prodigando, aiutando e foraggiando le associazioni canoniche e quelle che si stanno un po' collegando con questa emergenza alla frontiera con la Romania e con le altre
che sono a ridosso dell'Ucraina. Ecco, rispetto un po' a tutto questo ambaradan che sta montando, vuoi commentare, vuoi dire qualcosa, qualche avvertenza per l'uso? Sì, allora, la carità è sempre una grande cosa. Quello che posso consigliare è rivolgetevi alle strutture internazionali, cioè se dovete dare, se potete dare derrate alimentari, farmaci, tutte queste cose, affidatevi alla Caritas, affidatevi alla Croce Rossa Internazionale, affidatevi a queste strutture. Quindi strutture che sono collaudate, conosciute e per le quali si possa avere un minimo di tracciabilità. Ecco, dono dei quattrini, dono delle derrate, dono qualcos'altro, la sicurezza che arrivino a destinazione. Sì. Allora, perché altrimenti può esserci qualche pericolo, no? Allora, se parliamo di quattrini, è evidente che la tracciabilità deve essere assoluta e poi magari spiegherò anche quello che stiamo facendo noi come fondazione di là, ma la tracciabilità deve essere la prima cosa e non facciamoci la testa, sappiamo benissimo che anche donando a una struttura internazionale riconosciuta, la struttura internazionale paga i suoi costi e poi dopo trasferisce. Certo. Donare ad associazioni nate ieri soltanto perché hanno scritto per l'Ucraina o comunque magari a quelli che fino a ieri facevano i cappelli di paglia per i carcerati e oggi si dicono pronti a fare qualcosa per l'Ucraina, è evidentemente rischioso perché non si ha una tracciabilità dei flussi di denaro. Per quanto riguarda invece quello che sono le derrate fisiche, oggi si sta già vivendo un problema di, chiamiamola microcriminalità, cose di questo genere, cioè dove se tu non affidi a un'associazione internazionale, appunto Caritas, UNICEF, Save the Children, Croce Rossa e così via, ma affidi all'associazione di zona, non parlo di associazioni pavesi, parlo nel generale, certo, che poi consegna al pulmino della posta rumena, cioè quelli che il giovedì e il sabato venivano a portare il pacco alla famiglia di transito, una fornitura di derrate alimentari o di derrate di qualsiasi tipo, non è detto, perché non esiste una tracciabilità di flusso, che quella merce arrivi a chi ne ha bisogno, possibile, e rispetto alle storie che si sentono già presso i telegiornali rumeni e così via, probabile che queste vengano messe nei negozi, nelle botteghe, fermandosi per strada, e vengano vendute. Quindi voi siete convinti di fare una beneficenza ben fatta, ma state aumentando delle speculazioni al mercato nero, quindi questo è importante. Se portate un camion di derrate alimentari che appunto vengono collettate in maniera spontanea per fare della vera beneficenza e le affidate ai pulmini della posta rumena, quelli che arrivano il martedì e il giovedì a consegnare il pacco a chi vive di qua, non è detto che quelle derrate arrivino a destinazione, ma come è molto probabile, visto che io ascolto, perché appunto vivo di là, telegiornali rumeni tutti i giorni, queste cose vengono poi scoperte nei negozi e vendute, insomma, quindi si alimenta comunque un mercato di microcriminalità, micro e macro criminalità che già nei campi profughi c'è, cioè nel senso che se pensiamo, io nel video che poi è diventato virale dicevo che la polizia rumena taglieggiava la gente che entrava dicendo: se vuoi entrare, sì, gli devi dare $150 a persona, se vuoi fare uscire tuo figlio che ha 17 anni, che quindi sarebbe in età d'arruolamento, o mi dai $2000 o se no te lo arresto e te lo mando al fronte. Quindi già c'era un sistema malato, già addirittura messo in atto dalla stessa polizia ucraina, e poi altre cose decisamente aberranti. Che brutte cose. Assolutamente. Tieni conto che, come ti dicevo prima, parliamo di donne, parliamo di bambini e parliamo di anziani. Quindi la criminalità comincia a insinuarsi nei campi e appunto un altro fenomeno che si leggeva ancora venerdì sui giornali rumeni era organizzazioni dell'Est Europa che, vestite da finte organizzazioni umanitarie, caricavano queste ragazze sui pulmini e poi le
portavano in aree per avviarle alla prostituzione, insomma. Quindi c'è anche questa realtà, cioè la realtà del campo è una realtà triste sotto tutti i punti di vista. Per questo è necessario affidarsi alle organizzazioni internazionali. La beneficenza deve passare attraverso quelle. Non date chance o credito a organizzazioni più o meno piccole, locali o nazionali, che non giustificano i progetti e che non tracciano i flussi e che non vi danno prova che quei danari, quelle derrate o quegli aiuti siano arrivati. Senti, Fabrizio, prendiamo atto e facciamo tesoro dei tuoi suggerimenti, dei tuoi consigli, in particolar modo per capire come canalizzare gli aiuti e la carità. E allora, esistono questi modi tradizionali per poter veicolare questo aiuto, ed esiste anche qualcosa che stai creando tu insieme ad una rete di imprenditori italo-rumeni. Ci vuoi dire di che cosa si tratta? Sì, allora, come ti dicevo, noi partiamo dalla prospettiva di essere residenti rumeni. Io devo molto alla Romania, lavoro in Romania dal 2005, sono residente rumeno dal 2010, quindi ho anni a cui devo molto a questo paese. Il mio gruppo, che è un gruppo chimico industriale che fa capo ad imprenditori italo-rumeni, come dicevi tu, è il più grosso gruppo industriale rumeno ed è il più antico gruppo industriale rumeno. Fai conto che la società mamma, diciamo così, è nata 50 anni fa e è stata la prima azienda pubblico-privata creata da un imprenditore con il regime comunista, ancora ai tempi della cortina di ferro. Quindi parliamo di una storia che da ambo le parti, sia da parte italiana sia da parte rumena, si deve moltissimo. Noi poi ci siamo espansi nel comparto est europeo, abbiamo aziende in Polonia, avevamo aziende in Ucraina fino all'embargo del 2014, quindi sino all'inizio della guerra del Donbass, perché c'è da ricordarsi che questa guerra non è una guerra di oggi, è una guerra che dura dal 2014. Certo. E per cui qual è stato il nostro punto di vista? Dobbiamo fare qualcosa per aiutare chi ci ha dato moltissimo, perché la nostra progettualità industriale non è nata, come in altri casi, perché magari pressati dalle tasse italiane abbiamo spostato le produzioni. Noi è 50 anni che siamo in quei paesi. Quindi l'Ucraina vi ha dato una mano. L'Ucraina ci ha dato una mano, come tutti questi paesi. Per cui immediatamente io venerdì sera tornavo da Mosca, perché io ero a Mosca quando c'è stata la dichiarazione di guerra, noi abbiamo anche uffici a Mosca. Venerdì sera tornato da Mosca ho fatto riunione, abbiamo un board settimanale con tutti gli amministratori e è stato deciso: dobbiamo fare qualcosa. E perché dobbiamo fare qualcosa? Perché a quel punto io ho cominciato a studiare, anche forte dell'esperienza. Tu hai detto prima che non parlavamo di amianto, però se tu ti ricordi, nel 2020 io sono stato coinvolto nella strutturazione del protocollo tra Confindustria Moda e CNA Federmoda per produrre le mascherine in Italia nel primo momento. Ne abbiamo parlato in una trasmissione del Quarto d'Ora Accademico. Esatto, ne avevamo parlato insieme. E quindi di fatto abbiamo studiato lo stesso format, cioè come il mondo industriale può essere d'aiuto. Può essere d'aiuto donando dei soldi, donando delle derrate. In questo momento ce ne sono già montagne che arrivano dai tanti filantropi privati che si sono messi a disposizione. Quale può essere l'elemento di debolezza di questo grande esodo? Perché il presidente rumeno insieme al presidente polacco hanno firmato un accordo bilaterale dove accoglieranno 1,5 milioni di profughi per uno nel prossimo mese, e si parla di 7 milioni nei prossimi 3 mesi. Dove li accogliamo? Come stanno in questo momento? Se avete visto le immagini che io ho girato a Siret, sono buttati in delle tende da campo, senza riscaldamento, senza acque bianche, senza acque nere, a 10 sotto zero. E sono categorie fragili, sono bambini, sono donne e sono anziani. Per cui la nostra idea è stata subito: raccogliamo gli industriali, non chiediamo soldi a nessuno, non ci servono, abbiamo tantissimi. Chiediamo gli industriali, ogni industriale mette una quota a parte, sì. Fate conto che
abbiamo raccolto. Stiamo parlando di filantropia? Stiamo parlando di filantropia pura in questo momento. Okay. Cioè ogni industriale mette una propria quota a parte, abbiamo già raccolto e firmato accordi con un cluster che impegna le aziende tessili della Romania, stiamo firmando, questo cluster è capofila dell'associazione dei cluster rumeni, quindi accoglierà altri 40 cluster per circa un migliaio di aziende, e abbiamo già un budget a parole già a disposizione che è sopra i 3 milioni di euro. Quindi metteremo questi soldi per costruire strutture, sì, alberghi, strutture, condomini, palazzi, chiamiamoli come vogliamo, che possano ospitare degnamente queste categorie fragili. Stiamo prendendo questo dove? Questo nella zona del confine della nord-est, quindi nella zona di Siret, nella zona del Neamt, nella provincia di Suceava. Questo poi è passato al vaglio di Confindustria Romania, che anche lei si è dimostrata, tramite il suo presidente Bertola, assolutamente interessata alla partecipazione, e allargheremo il format verticalmente su tutta la Romania. Per cui si costruiranno delle strutture, si prenderanno accordi con la Chiesa ortodossa e la Chiesa cristiana, che sono molto forti nell'area ortodossa di rito nuovo, che si occuperanno della parte di accoglienza per i bambini, strutturazione di asili, mense e così via. Metteremo queste persone al sicuro all'interno di queste strutture, opereremo immediatamente una mediazione e un inserimento culturale, perché dobbiamo pensare che queste persone hanno un cirillico, parlano russo, quindi sono totalmente distanti dalla cultura e dalla socialità europea, e dopo un periodo di decantazione, dove queste persone si assesteranno, colloqui psicologici, escono dal dramma della guerra, sono, ahimè, purtroppo vedove, perché la maggior parte di queste ragazze non avrà più un marito alla fine di questo conflitto, quindi dopo un momento di assestamento passeremo a un inserimento al mondo del lavoro, dove le imprese garantiranno ancora una volta che non ci sia un peso sullo Stato rumeno, cioè accogliamo i profughi, li inseriamo nel mondo del lavoro e gli diamo l'opportunità di una seconda vita all'interno della nazione romania, ovviamente per chi si vorrà affermare in Romania. Un progetto interessante, so che ne hai discusso, ne hai parlato anche con qualche sindaco recentemente in mattinata e anche nel primo pomeriggio qui a Pavia, in provincia di Pavia. Ecco, i riscontri quali sono stati? I riscontri sono stati estremamente positivi, perché il discorso dell'accoglienza, riportato alle esperienze che abbiamo avuto, è un discorso estremamente delicato. Credimi, io col cuore, quando sono andato, e tutte le volte che andrò, ne porterei via 100, dovrei andare con un pullman e portarmeli via. Ma una volta che li ho portati a casa, gli ho trovato da dormire. Se non riesco a dargli un inserimento sociale, un futuro, certo, ritornano, ahimè, a essere un peso per loro psicologicamente, perché non gli ridiamo una dignità di cittadino. Cioè, voglio dire, poi noi siamo in una repubblica, comprendo, che è fondata sul lavoro, certo, no? È il primo articolo della Costituzione, e non e certamente non creiamo un vulnus positivo per le casse dello Stato. Ricordiamoci le ondate di immigrazione che venivano appunto da altri episodi di guerra e di richiedenti asilo, hanno portato a mantenere per lo più strutture dell'accoglienza di natura privata, associazioni, ordini del volontariato, SPRAR, per poi non arrivare a una reale integrazione sociale. Certo. È arrivata molto poco. Noi non vogliamo cadere nello stesso concetto, per cui con i sindaci si è discusso il fatto di dire: se voi avete l'opportunità di coinvolgere a vostra volta, sempre comunque parlando anche con le istituzioni internazionali, ripeto, tra qualche giorno ritengo che potremo ufficializzare la partecipazione di Confindustria Romania alla COSE e così via, avete l'opportunità di coinvolgere appunto le associazioni degli industriali, degli artigiani, dei datori di lavoro, per fare sì che volete portare a casa 20 persone per aiutarle, perché volete aiutarle qui, bene,
dateci la prova che riuscirete a dargli un inserimento al lavoro e io vi aiuterò a portarla a casa tramite la fondazione. Quindi questo è un po' il concetto passato, si sono dimostrati estremamente positivi in materia, perché di fatto dai una tracciabilità di quello che stai facendo, che è il concetto che dicevamo prima. Per ultimo c'è un passaggio di mezzo. Quindi aiutarli non in Ucraina, ma a ridosso, in un paese confinante con l'Ucraina. Con l'Ucraina. Oppure aiutarli anche in Italia, sì, ma con la certezza che possano avere un inserimento sociale e lavorativo. Quindi voi sindaci, se potete, prendete accordi con l'associazione industriali, con l'associazione degli artigiani, dicendo: io ho intenzione di raccogliere 100 profughi. Se loro dicono: una la prende Rodolfo Faldini a fare la badante, una la prende Fabrizio Protti a fare la badante e 5 le assume la fabbrica Pinco Pallino per fare gli operai, allora a quel punto noi diamo a queste persone nella realtà l'opportunità di un riscatto di dignità e un inserimento sociale corretto, e non li mettiamo a dormire in un campo sportivo dove evidentemente sarebbero un problema per loro e anche per la collettività, e probabilmente ingrasserebbero delle associazioni private. Bene, un progetto diverso, differente, alternativo rispetto a tutti quelli che abbiamo ascoltato negli ultimi anni. Fabrizio, so perfettamente che è uno che si sporca le mani e che cerca comunque di trovare dei riscontri, delle risposte che abbiano concretezza e che abbiano, voglio dire, un fondamento, soprattutto nella prospettiva verso il futuro. E mi sembra così, per quello che hai spiegato, Fabrizio, che questo progetto abbia sicuramente una capacità di attrarre anche sensibilità, e la politica e soprattutto l'amministrazione nell'attuare quello che avete in mente. Bene, io ti ringrazio. Grazie e auguro ogni fortuna a questa tua, a questa vostra progettualità. Saluto te e comunque tutto il pool che rappresenti, e saluto anche i nostri amici che ci stanno seguendo. A martedì prossimo, arrivederci. Grazie.